Cari fratelli e cari amici, pace del Signore a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutti i luoghi dove abitate. Un carissimo saluto in particolare vi giunge dalla città di Lodi e dalla provincia di Lodi, che in questo momento stanno facendo un po' la storia di questo dramma che ogni giorno sembra prendere sempre di più posto nelle menti delle persone, il dramma del coronavirus. Qui a Lodi c'è un'altissima attenzione, c'è un'altissima attenzione nella provincia di Lodi. Alcuni comuni, alcune zone sono state chiuse alla vita di ogni giorno, su mandato della prefettura di Lodi. Ci sono delle indicazioni e anche delle restrizioni molto forti. Come avrete saputo dai media, come avrete saputo dai TG, dalle varie notizie, la provincia di Lodi rappresenta un po' il focolaio mediante il quale si sta espandendo questo virus, questo coronavirus, un po' in tutta la Lombardia. Pensate, la Lombardia è la regione più popolosa d'Italia, con circa 10 milioni di abitanti, e insieme con il Veneto rappresentano queste due regioni la porta dell'Europa. Il dramma c'è, la preoccupazione c'è, è soprattutto visibile sulle strade che sono abbastanza deserte, nei luoghi pubblici che iniziano a essere disertati dalle persone, ovviamente per paura, per timore. Alcuni stanno venendo colti anche dall'ansia. Per quanto riguarda le chiese che si trovano in questa zona, le chiese della provincia di Lodi, le chiese cristiane evangeliche, di come trarci delle assemblee di Dio, possiamo aggiornarvi che allo stato attuale i fratelli stanno tutti bene, che le famiglie stanno tutti bene. Ovviamente c'è un grosso monitoraggio su tutti, a partire ovviamente dalle istituzioni. Questo virus non risparmia nessuno, addirittura questo virus è stato contratto da medici, alcuni pediatri, medici familiari, di famiglia, infermieri, e quindi potete comprendere come in qualche modo la tensione sale ai massimi livelli. Ma i fratelli, le famiglie, i servi del Signore che si trovano in questa zona stanno vivendo la questione con grande serenità. Ci siamo tutti riuniti e concordati, insieme anche con il Ministero di Cristo e la Risposta, di digiunare e di pregare per 7 giorni. Per il momento 7 giorni, se sarà necessario allungheremo ancora. Desideriamo che queste città, questi paesi, che in totale raccolgono circa 230.000 abitanti, ricevano sicurezza dal Vangelo, ricevano sicurezza dal Figlio di Dio. Stiamo venendo contattati da tante persone, pensate, addirittura da atei che hanno chiesto di pregare. E questa è una grande opportunità in un tempo così difficile. È senza dubbio un tempo di prova per noi credenti. E noi abbiamo nel cuore la sicurezza, la certezza, la voglia di superare davanti a Dio questa prova brillantemente, rimanendo fedeli al Signore, senza paura, senza timore, perché tutto quello che succede, per quanto possa essere qualcosa di orribile, di difficile, di inspiegabile e forse anche di ingestibile, è comunque qualcosa che non sfugge dal controllo divino.
ai miei fratelli, ai miei collaboratori pastori, soprattutto di questa zona, di questa provincia, voglio dirvi di non preoccuparvi, perché nulla vi accadrà che Dio non lo abbia stabilito. Nulla si accosterà alla vostra casa, alla vostra tenda, di cattivo, di maledetto, di pericoloso, perché Dio è con voi e nella vostra vita e nelle vostre case, e il sangue di Gesù ha coperto gli stipiti dei vostri appartamenti, dei vostri luoghi familiari, per proteggervi da questo angelo distruttore. Ovviamente la mia preghiera è che noi possiamo vivere questo tempo come una grande opportunità. È necessario che parliamo alla gente, che predichiamo il Vangelo. È necessario che Dio ci accompagni, come ha fatto fino ad ora, con segni, miracoli e prodigi, la nostra testimonianza verso gli altri. La nostra preghiera è per le istituzioni che stanno fino ad ora svolgendo un grande lavoro, un ottimo lavoro, lavoro che stanno svolgendo per la popolazione, per rasserenare la popolazione. È veramente un lavoro eccellente, ma noi vogliamo assicurare anche loro alla nostra preghiera. Noi abbiamo la possibilità, attraverso la scrittura, di portare la verità nei cuori, affinché quei cuori che ci ascoltano vengano liberati dalla paura della morte e dal peso del peccato, perché dove c'è Cristo c'è perdono, dove c'è Cristo c'è libertà anche dalla morte, dalla paura della morte. Per quanto questo coronavirus sia e rappresenti una minaccia bruttissima per le popolazioni, noi sappiamo che al Calvario Gesù ha vinto anche il coronavirus. Gesù ha vinto anche questa piaga. Gesù è stato dichiarato vincitore anche su questa pestilenza che dalla Cina si sta riversando su tanti paesi, e oggi purtroppo registriamo che l'Italia è uno dei paesi più contaminati, ovviamente facendo riferimento in particolare alla Lombardia. Non abbiate paura, fratelli, non abbiate timore. Il Signore ha già vinto. Non abbiate timore di incoraggiarvi gli uni gli altri. Preghiamo, digiuniamo per questo paese, digiuniamo per le istituzioni, digiuniamo per la conversione della gente. Avvicinatevi con fede alla parola di Dio, sapendo che quello che è scritto è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di reale, di concreto, di potente. Voglio anche ricordarvi, cari fratelli, e anche a tutta l'Italia che ci sta seguendo, che sta pregando per noi, che questo è il principio dei dolori. Siamo alla fine, siamo al principio della fine. Tolto il coronavirus, probabilmente arriveranno altre piaghe, altre carestie, altre pestilenze, ma questo non è altro che il principio dei dolori. Ma questo principio dei dolori a noi ci deve portare la gioia spirituale, quella gioia che ci mette in condizione di guardare verso l'eternità, verso il cielo, da dove aspettiamo il Figlio di Dio, Cristo Gesù il Signore. E poi questo principio dei dolori ci deve mettere la gioia, la fretta, il desiderio, l'intensità di predicare di più il Vangelo ai perduti, alla gente, a chiunque troviamo sul nostro cammino. Stasera questa è la parola che ho per voi, che ho per i miei fratelli di tutta la provincia di Lodi, per quei fratelli che domani non potranno recarsi al culto
in particolare per la comunità di Casal Pusterlengo, per il suo pastore. Questa è la parola che ho per noi che ci troviamo in questa difficoltà. Questa è la parola per tutti i credenti, anche per le altre province, altre chiese che forse domani si sveglieranno con questa minaccia sul collo. Voglio lasciarti e lasciarvi con questa parola. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi. Fratelli, coraggio, avete il sangue di Gesù che vi ha purificato da ogni peccato. Coraggio, perché l'unzione di Dio è sulla vostra vita. Coraggio, non abbiate timore, perché l'angelo della morte, della distruzione, passerà oltre le vostre case quando avrà visto sugli stipiti dei vostri appartamenti il sangue di Gesù. Attenetevi a ogni indicazione che le istituzioni vi daranno, senza paura, senza timore, confidando che nell'attenervi a quello che ci diranno le istituzioni è un modo per ubbidire alla parola del Signore, al tempo stesso per testimoniare quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Stiamo venendo contattati da assessori, da sindaci, i quali ci stanno chiedendo di pregare per loro. E noi lo faremo. Questo problema che si sta verificando in mezzo a noi, cari fratelli di tutta la penisola italiana che ci seguite, è un grande momento di opportunità. Questa zona è da 15 anni che viene visitata dallo Spirito Santo e molte centinaia di credenti, molte centinaia di persone sono diventate credenti, si sono convertiti. Ora è il momento della prova che supereremo brillantemente, perché lo Spirito Santo è ancora con noi per aiutarci, per sovvenirci e per sostenerci. Coraggio, nei prossimi giorni vi daremo altri aggiornamenti. Dio vi benedica.